sono emozionatissimo. Ho un casino della miseria in ufficio, però voglio troppo aprire questo pacco che mi è arrivato da GoCamera. Vediamo cosa c'è dentro. Come si aprono questi pacchi? Non hanno un'apertura per non distruggere la scatola? Mi sento un po' tipo Andrea Galeazzi, quando non sa cosa gli arrivano le cose. Abbiamo un pacco della Polar Pro con dei filtri polarizzatore, un filtro ND8 e un filtro ND8 gradient filter, e questo è uno. Karma Grip, ragazzi, sì, lo stabilizzatore elettronico GoPro. Andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno del Karma Grip. Allora, wow, bella questa custodia. Accidenti, c'è anche un foglio, non so se potrò leggerlo davanti a tutti. È di Alessio, dico camera. Lo leggo, dai, mi permetto, trattamelo bene. Promesso, ci diamo subito un'occhiata. Allora, subitissimo, impressioni della confezione e poi in un video più dettagliato andremo a fare la recensione vera e propria. Assomiglia molto alla custodia dell'Osmo. Bella, rigida, funzionale, antiurto. Ottimo. Andiamo ad aprire immediatamente, anche perché bisognerà caricare le batterie di questo aggeggio. Non credo me l'abbiano dato carico. Wow, eccoci qua. Questo è il suo interno. E cosa abbiamo qui? Abbiamo l'Osmo con l'adattatore per la Hero 5. Ok. Abbiamo il caricabatterie USB tipo C. Abbiamo il ring per attaccarlo a tutti gli agganci classici GoPro e anche uno strappetto da polso. Di solito questi qui si usano per i remote, probabilmente sarà per un remote, ma non vedo dei remote. Quindi questo c'è all'interno della scatola. Vediamo se c'è dell'altro dentro al nostro cartone. Sì, attenzione, c'è dell'altro. Ci sono. Che cos'è questa cosa qui? Una quick key per sempre la nostra GoPro. Quindi vuol dire che avremo modo di farci 3 nuove recensioni nei prossimi giorni. Sono felicissimo e ringrazio col cuore i ragazzi di GoCamera che mi hanno mandato tutti questi accessori da testare. E rimanete connessi al canale, iscrivetevi qui sotto perché a breve faremo un sacco di recensioni nuove. Ciao!